Buongiorno, come state? Tutto bene? Allora, oggi per noi è giovedì 2 settembre, è ora di pranzo circa. Io sto facendo tutti i vlog praticamente con questa maglia qua perché è comodissima. La uso per allattare, tiro su e si allatta facilmente, comodamente. C'è un bimbo qua che continua a gironzolare per la casa. Infatti, come vi ho fatto vedere, lì ho tirato fuori il box. Adesso lo caccio dentro perché devo fare una pappa velocissima per lui. Perché stamattina sono andata a farmi le unghie. Aspetta che giro di qua che si vede meglio. Le ho fatte nude, semplici, 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 proprio perché stiamo organizzando il battesimo. Salute, amore. E le ho volute tenere semplici. Comunque, siccome è già praticamente mezzogiorno e noi all'una dobbiamo essere da Chiaretta. Che ci vediamo con lei e Mare, che facciamo pranzo insieme e poi andiamo alle giostre. Gli faccio questa qui a Lorenzo, che è velocissima, della Plasmon, un passato di verdure già pronto, e contiene fagiolini 20%, patate 20%, zucchine 15%, carote 10% e acqua, stop. Quindi ottimo anche come ingredienti. Per quando si ha poco tempo, tipo adesso, è la salvezza. gliela faccio adesso così, non voglio aspettare fino a che arriviamo da Chiaretta, perché poi finché arriviamo, che prepariamo, eccetera, preferisco farlo mangiare subito adesso, anche perché mi sa che poi in macchina lui si addormenta. E vado a metterlo dentro il box, facciamo pappa veloce e poi andiamo da Chiaretta. Allora, dice di versarla direttamente in un pentolino e cuocere a fuoco lento, vedete, è proprio una sorta di passato di verdure. Metto un cucchiaino di olio. Arriva la pappa! C'è Lorenzo che si lamenta. Poi gli mettiamo anche un po' di formaggio grattugiato. Arriva la pappa! Che buona questa pappa! Approvi? Si arrabbia quando ha fame questo bimbo. Devo soffiare, è calda. Ma ciao. Apri, amore. Buongiorno. Occhio, amore. Perché ci sono i ragni. Si è svegliato anche Lorenzino, si era addormentato in viaggio. Bimbi si sono messi a tavola a mangiare. Chiaretta gli ha fatto le patatine, portato le focaccine. Buon appetito, eh? Siamo arrivati. Ciao, amore. Chiaretta ci sta preparando la pappa. Sì, è quasi pronta, eh. Tanto Lorenzino ha già mangiato. Chiaretta ci ha preparato la pasta al sugo sì, con i pomodorino. pomodorini. Buon appetito! Buongiorno, allora rieccomi. Oggi è sabato tarda mattinata, sono le 11:30 circa. Allora, io sono di qua in cucina. Adesso mi devo subito mettere il fornello e preparare pranzo, anche perché oggi Adi non lavora, quindi è qua a casa con noi, che è là con i bimbi. Tra l'altro l'ho messo qua sulla 7 e c'è Benedetta Parodi. Io la guardavo sempre quando ero. Non,
stavo per dire piccolina, non piccolina, quando ero una ragazzina, ed è guardando proprio quel programma lì, il menù di Benedetta, che mi è venuta la passione, diciamo così, della cucina. E mi ricordo che io tornavo da scuola, guardavo il suo programma e mi cimentavo nelle sue ricette e le facevo provare a mia nonna, quindi molto spesso cucinavo per mia nonna e a lei piaceva vedermi cucinare, le piaceva assaggiare le mie ricettine, insomma. E ho dei bei ricordi con quel programma, infatti adesso Adi l'ha messo lì e io oggi non ce la posso fare a parlare. Mi imbambolo, mi ipnotizzo davanti a Benedetta. Mi piace un sacco lei. Peccato che non lo faccia più quel programma. Però è durato tanti anni, eh. Allora, comunque, torniamo a noi. Adesso devo cucinare pranzo. Tra l'altro, ieri, per la prima volta dopo un sacco di tempo, non so se vi ricordate, quando ero incinta, mi ero fatta regalare il tapirulan, che poi ho dovuto subito archiviare perché non ero stata bene, mi hanno messo a riposo, mi ero dilatata, avevo le contrazioni, quindi assolutamente riposo assoluto, e non ho più potuto farlo. E ieri mi sono fatta un'ora di tapirulan, Adi è arrivato presto a casa, è stato con i bimbi e mi ha fatto fare un'ora di tapirulan. È stato bellissimo, 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 perché a me piace camminare, però non avevo voglia di uscire, non avevo voglia di vestirmi, tornare indietro, non avevo proprio voglia ieri. Mi sono tirata fuori il tapirulan, mi sono divertita un sacco, cioè è stata proprio un'oretta per me, bellissimo. E buona la pizza che hai trovato nella cucina di Edo, ma... Ormai hai imparato a aprire e chiudere gli sportelli. Tanto non c'è nulla di pericoloso dentro, eh. Oh, 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 ti sbilanci? Ah, molto buona questa pizza, sì. Poi la... furbetto tu. Hai visto quanti colori sono sotto la pizza? Mi ricordo. Sì che mi ricordo. E dove ho visto la pubblicità di Leolandia? Io avevo tanta paura. Ho visto pure le giostre dei pigiamas. Quando è che avevi paura, amore? Perché c'erano, come si chiamano? Ladybug e Chat Noir. Volevamo fare la foto e tu sei un po' spaventato perché erano enormi, erano altissimi, vero? Sì, che io avevo paura. Le giostre di pigiamini però erano ancora chiuse, adesso saranno aperte ormai. Le stavano ancora costruendo, ti ricordi? Mamma! Mamma! Dimmi. Mamma, ma quando sarà sabato? Oggi è sabato. Perché? Perché io una volta voglio ritornare in quel posto con le giostre. Quelle giostre, amore? Non ti preoccupare. Quello con Marek e Chiaretta? Sì. Amore mio, quelli mi sa che chiudono proprio questo weekend, sai? È vero. Allora ho cambiato la tovaglia perché l'altra era sporchissima, mi dà un fastidio quando la tovaglia sporca e necessitava di essere cambiata urgentemente. E adesso devo pulire un sacco di roba da pulire, un sacco di roba. C'è la cucina che è un casino, allora, lì tutti i giochini di Lorenzo da pulire, ho le lavatrici da fare, ne ho un bel po' da fare oggi. Devo pulire il bavaglino di Lorenzo che aiuto, ieri ha mangiato, praticamente ho fatto i fusilli con la crema di zucchine e lenticchie decorticate, buonissima. Lorenzo se l'è mangiata tanti, l'ho usata per condire i fusilli, ho fatto fusilli con questa cremina. Lorenzo sono piaciuti tantissimo. Ormai Lorenzo è diventato master a mangiare i fusilli, veramente è diventato bravissimo. E
però si è sporcato dalla testa ai piedi, infatti ho dovuto lavare tutto, però ha mangiato molto 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 bene ieri sera, sono stata contenta. Comunque oggi farò un pranzetto veloce veloce, pensavo di fare una pasta con queste zucchine che devo fare urgentemente, se no mi vanno male, con i pomodorini e un po' di robiola o ricotta, adesso vedo. E probabilmente farò la pastina piccola piccola, così la mangia anche Lorenzino. Oggi non gli do i fusilli, non gli do da mangiare da solo, perché ho già abbastanza roba da pulire, da fare, non ho voglia poi di pulire dappertutto, perché quando si fanno queste cose poi ci si sporca tutti, è normale, va bene così. Ma non ho già pranzo assolutamente. Ne approfitto che c'è Adi per fare qualcosina a casa, che tra l'altro sono abbastanza distrutta, perché stanotte Lorenzo, io non so se è perché sta mettendo i denti, perché ha le gengive tutte gonfie e si vede proprio una sorta di protuberanza bianca sia sopra che sotto. Secondo me stanno uscendo i denti, a parte che si bagna in continuazione, sbava tantissimo, ma poi stanotte veramente si svegliava ogni mezz'ora e poi piangeva. È stata una nottataccia tremenda, tremenda, tremenda. Infatti poi stamattina verso le 6:30 Adi se l'è portato di là in sala, è stato con lui, però lui verso le 7:30 poi si è svegliato, ha iniziato la giornata, Lorenzino ha iniziato a gridare, perché Lorenzo vocalizza forte, grida, è tutto bello allegro, e quindi io non ho comunque più dormito nulla neanche stamattina, quindi sono bella fresca come una rosa oggi. Vabbè, comunque niente, iniziamo a cucinare così mangiamo. Allora, qua ho grattugiato le zucchine, poi adesso per fare il sughetto io vado a frullare i pomodorini, questi qua, i datterini. Volendo si possono anche tagliare in sicurezza, che sono lunghi a spicchio, però io preferisco sempre frullarli, soprattutto quando glieli do mischiati ad altre cose. E appunto adesso li frullo e poi andiamo a fare il sughetto. Eccoli qua frullati, allora li ho lasciati un po' così grossolani, però volendo si può fare proprio una sorta di vellutata, di sughetto, proprio liscio liscio liscio, io li lascio così, comunque un po' appunto grossolani. Allora, qua ho messo un po' di olio, adesso aggiungiamo il sughetto di pomodori, non lo faccio soffriggere perché così rimane leggero anche per Lorenzo. Mettiamo un po' di basilico. Ok, ho aggiunto anche le zucchine. Poi aggiungiamo un goccino d'acqua. Mischiamo tutto. Adesso poi vado a coprire con un coperchio, lascio cuocere un pochino, una decina di minuti. Poi il sughetto è pronto, ci aggiungiamo solo più il formaggio. Adesso aspettiamo che cuocia. Allora, adesso qua ha cotto, si è asciugata bene tutta l'acqua, ne ho tolto un po' da parte per Adi, perché a lui faccio una pasta diversa, faccio le penne perché non vuole quelle piccoline. Allora, ho aggiunto la robiola, adesso vado a mischiare tutto così e poi aggiungiamo la pasta. Allora, adesso mischiamo bene tutto. Buona! Allora, noi abbiamo usato queste qua, le farfalline mignon, perché ormai Lorenzino le sa mangiare, però volendo si possono usare le stelline, i risoni, anche formati più piccolini, Buona! Buon appetito! Buon appetito! Buon appetito! Edo, fagli batti le manine a Lorenzo. Questo bimbo qua che ha fatto un mega riposino.
Vero Lorenzo? Mamma, al parco ci facciamo qualche biscotto. Vuoi portarti i biscotti al parco? Sì. Vabbè. Mamma, ci sarà tanto da camminare. Mamma, ci sarà tanto da camminare. No, è vicino al parco. Io voglio andare in quello che si deve attraversare il ponte. Ah, vuoi andare in quello lontano? Lorenzo, batti, batti le... Dov'è Edoardo? Dov'è Edo? Sei nascosto? Sei nascosto? Cucù. Ciao Lorenzo. Ehi. Ti sta chiamando, Edo. Allora, in questa famiglia praticamente si mangia e basta. Allora, stiamo facendo la merenda. Dimmi, amore. Adesso posso metterlo io nel squeak? Sì. Allora, praticamente, Lorenzino lì gli sto dando la banana. Gli ho schiacciato una banana. Mamma. Dimmi. Mamma, lo sai che questo, che nel squeak è fatto anche di... È fatto per fare anche il latte al Nesquik, per mettere anche la crostata di marmellata. La crostata di marmellata con Nesquik c'entra, amore. Stiamo facendo il frullato alle banane per Edo. Oh. Ah, di lì si sta facendo il caffè. Oh. Edo stava per volare dalla sedia. Yeah. Mamma mia, ne hai messo tantissimo. Basta, basta, basta. Basta, basta, basta. Basta, basta. Basta, basta. Basta, basta. Adesso andiamo a frullare. Voilà, frullato pronto. Gli ho aggiunto ancora un po' di latte perché secondo me ce n'era troppo poco. Vabbè, tanto poi gliene metto ancora dopo. È venuto bene. Ne abbiamo messo solo una banana, il latte e il Nesquik. Il nostro solito frullato. Allora, vi volevo solo dire una cosa per la pasta che ho fatto oggi a pranzo. Allora, ovviamente l'acqua di cottura era senza sale, faccio sempre la pasta senza sale quando la faccio anche per Lorenzo, sia la pasta che il condimento, e poi faccio tutto, metto tutto dopo, aggiungo il sale per noi alla fine e per lui lascio tutto senza sale. Cosa c'è? Dove ti lanci tu? Ormai non ci sei più qua nelle mie gambe, sei diventato gigante, sei un piccolo gigante. Io mi sa che adesso ne approfitto che c'è Adi qua a casa, perché così vado a farmi un po' di papirulan, visto che probabilmente poi in settimana non riesco più a farlo. Poi questa settimana che arriva sarà una settimana di fuoco, perché ho la, come vi dicevo, sia la riunione con a scuola al nido di Lorenzo, e poi avrò anche il colloquio con le maestre individuale o non individuale, non lo so, comunque il colloquio con le maestre. Edo inizierà la scuola, però farà solo mezza giornata. I miei capelli. E domani andiamo a vedere per il ristorante dove faremo il battesimo, il pranzo del battesimo. Quindi sono giorni belli, belli intensi. C'è qualcuno che mi sta aggiungendo il braccio. Che fai? Niente, vado. Vado, se non si fa troppo tardi. Niente, vi ricordo come sempre che se vi fa piacere mi potete seguire su Instagram, sono AnnaGloria91. C'è Lorenzo che continua a cicciarmi il braccio. Se questo video ti è piaciuto, mettimi un mi piace, e se ancora non l'hai fatto ti invito a iscriverti qua nel canale e attivare la campanella per non perdere i prossimi video. Niente, vi mando un grandissimo bacione e al prossimo video. Ciao ciao.